il mio pensiero l'ho espresso qualche giorno fa in modo molto chiaro. Io credo che un successo storico di un grande lavoro istituzionale che a Napoli si sono giunti fondi per la ricostruzione Città della Scienza e per la bonifica. Insieme le istituzioni realizzeranno la nuova Bagnoli. Gli strumenti saranno come sempre concordati insieme e si commenteranno appena verranno resi pubblici. Quindi io non ho da commentare nessuna ipotesi, non sono preoccupato. Napoli e Bagnoli non saranno commissariate e stiamo lavorando a stretto contatto con il governo, quindi non c'è nessuna preoccupazione, siamo molto tranquilli. Non si parte con il piede sbagliato se ci fosse un commissariamento. Ma stiamo parlando di cose che di cui non se ne ha traccia, quindi domani ci sarà un provvedimento. Se il commissario si intende un'autorità che gestisce i soldi, ad esempio, e mette il governo, non è il commissario di polizia, né il commissariamento della città, è sicuramente qualcosa che potrebbe funzionare. Se uno pensa che viene commissariata la città di Napoli, allora parliamo del nulla e sarebbe un'ipotesi che non è nemmeno ipotizzabile in astratto. Perciò commentiamo le cose concrete quando verranno realizzate. Dall'osservatorio che ho io, sinora abbiamo fatto un grandissimo lavoro istituzionale che ha portato a dei risultati mai visti per la città di Napoli. Siccome io ho sentito anche l'altro giorno le persone che stanno lavorando a questo, non ho nessun elemento di preoccupazione. Poi, come sempre nella vita, io ho giudicato le cose dai fatti e come sempre mi sono espresso sui fatti. Non ho commentato in anticipo la visita del Presidente del Consiglio, l'ho commentata dopo aver ascoltato le sue parole, dopo aver visto le firme, ho espresso il mio giudizio. Lo stesso lo farò domani. No, ma io, come ho detto anche a volte, l'astio e il rancore lo lascio agli astiosi e ai rancorosi. Io da napoletano e da sindaco di Napoli mi auguro che la Picerno cominci a fare il parlamentare europeo, pensando anche un pochino al Mezzogiorno d'Italia. Per il resto, come dire, io capisco che la Picerno, come si dice a Napoli, va un po' in freva, perché contrariamente a quello che pensa lei, noi siamo una classe dirigente che non va col cappello in mano e che oggi è credibile perché ha dimostrato di farcela da solo e ha instaurato un rapporto istituzionale molto molto buono con il governo. Le persone intelligenti lo stanno capendo e si stanno sedendo al nostro tavolo per lavorare tutti insieme per rilanciare il paese. Gli astiosi e i rancorosi vanno in freva. La Picerno si sta iscrivendo alla lista dei rancorosi e degli astiosi. È un problema suo, non è un problema del sindaco di Napoli. Ma non sarà un problema anche per la città metropolitana? Per me no. Noi stiamo andando avanti alla grande, andiamo avanti alla grande. Se la Picerno vuole stare con noi nel realizzare la città metropolitana di Napoli, siamo felici. Se non ci vuole stare, arrivederci. Non è un problema per Napoli, non è un elemento necessario per Napoli.